No, quando hai pagato di IMU. Di IMU. Sei già parlare di IMU. Ora. Ok, dimmelo. Quando avete finito di parlare di IMU, possiamo cominciare. Scusate, voi si deve. Quindi l'IVA c'era l'ICI, c'era la ICI. Panoni. I Panoni. Io dal 67. C'era l'ILO. Vai, andiamo avanti. Proposta locale Slovenia. Buonasera. Vi comunico che mercoledì prossimo è convocata la commissione per proseguire sui lavori del progetto Università Bicocca in merito all'impianto sportivo di Propaglio del Sacro 205. E ho già provveduto a convocare la commissione anche per venerdì prossimo, perché se noi venerdì prossimo, mercoledì prossimo non dovessimo chiudere sulla Bicocca, faremo anche venerdì la commissione per definire le ultime questioni, in modo tale di rispettare entro l'ultimo consiglio utile la preparazione della delibera, il parere, eccetera. Dovessimo riuscirci, mercoledì, venerdì potremmo tenere la commissione convocata per affrontare un inizio di ragionamento sulla verde estate, per quello che sarà possibile fare in merito alla somma economica che l'amministrazione comunale ci girerà e che fino a, credo, metà luglio non è possibile diciamo deliberare. Quindi non potete entrare entro fino a metà luglio, abbiamo quantomeno la possibilità di iniziare il procedimento e chiuderlo anche lì per l'ultimo consiglio di zona utile prima delle vacanze, per poter permettere ai cittadini della zona 9 di avere tra agosto e settembre una serie di serate di iniziative musicali, insomma quello che sarà, oltre a qualche iniziativa sportiva come tornei di bocce e altro che andremo a prendere in esame. Va bene? Altre comunicazioni per adesso non ne ho, per cui partirei con il lavoro dell'ordine del giorno, che è quello di entrare nel merito della proposta di parere che dovremmo andare a stilare, se riusciamo, giovedì prossimo, che è già inserito all'ordine del giorno, però ovviamente non è vincolante se stasera non dovessimo chiudere, però credo che dopo due commissioni dove abbiamo ragionato sul progetto, sulla struttura come verrà poi ristrutturata e quindi messa a disposizione del territorio e così via, credo che noi oggi potremmo chiudere. Insieme a noi c'è il dottor Marco Contardi, che è la persona che avrebbe dovuto partecipare anche nella prima commissione dove abbiamo visto il progetto, che per impegni di associazione e così via si sono scambiati lui con l'altro rappresentante dello Sport Promotion. Quindi anche questa sera ci fossero delle domande, delle richieste in merito ad alcune questioni che però spero non siano legate ancora al progetto per non riaprire tutta la discussione, ma anche per quello che sarà la proposta che andremo a vedere adesso, abbiamo la possibilità di avere anche qui le risposte per... quindi io non so se vuoi... dire due cose, no, più che entro due perché poi le proposte, però dire giustamente certo. Un po' di... Intanto vi ringrazio, la volta scorsa mi scuso, ma appunto è ben degnamente rappresentato che c'è il Presidente Andrea Vadini, per cui
diciamo che da un punto di vista della titolarità era maggiormente rappresentativo. Da un punto di vista invece dell'operatività, visto che ho seguito io un po' il progetto all'inizio, è un progetto che noi abbiamo voluto fare perché, conoscendo bene la zona, operando già sul territorio praticamente di tutta Milano, però anche specificatamente nella zona, proprio della zona 9, abbiamo pensato di realizzare questo vuole definire una bomboniera alla fine dei lavori, e speriamo appunto di poterlo inaugurare quanto prima, perché davvero potrebbe essere l'uso condizionale davvero un fiore all'occhiello della zona 9, perché la realizzazione di questo impianto davvero dovrebbe essere qualcosa di un po' particolare, una cosa piccola, una bomboniera, perché è una cosa graziosa, piccolina, però estremamente funzionale. Il lavoro che abbiamo fatto di sviluppo anche con il Presidente della Commissione Sport e Tempo Libero è stato quello di ampliare gli orizzonti, quindi cercare di ampliare il più possibile, poi magari entrare uno dei meriti. Credo che sia stato sviluppato un buon lavoro, soprattutto per quanto riguarda l'attenzione al territorio. Altro non ho da dire, sono però disponibile per qualsiasi tipo di intervento. Grazie. Grazie. Sì, la questione della possibilità di avere più che un impianto calcio, calcetto e così via, loro già avevano previsto anche altre attività sportive come il beach volley e così via, e tennis e altro, però proprio per ampliare la possibilità di attività sportiva all'interno di quello spazio, perché ce n'è e quindi si può, abbiamo avanzato, ma ne abbiamo discusso anche la settimana scorsa, di chiedere la possibilità di inserire altre discipline sportive che sono il rugby a 7 o comunque il rugby, la scherma e la lotta ai marziali, diciamo così, e un intervento sulle scuole sempre legato al rugby con un'altra realtà. Questa era una delle cose che abbiamo chiesto sia nel momento in cui si è stato presentato il progetto, ma anche nel momento in cui ci siamo confrontati in queste giornate per chiedere la disponibilità alla partecipazione. Quindi da parte loro c'è questo interesse ad ampliare e a far sì che ci siano altre discipline sportive, e credo che sia stato un tassello che ha aggiunto, dal mio punto di vista del tutto personale, cioè che mi ha portato a dire che è un buon progetto. Io l'ho sostenuto già nella prima fase, appena mi era stato illustrato, prima di convocare la commissione, però poi man mano che nella presentazione, nei lavori successivi e nel vedere la loro disponibilità, mi ha fatto credere di più in questo progetto, e credo che, come stava proprio dicendo adesso il signor Contagli, che inserire all'interno di un quartiere, per le sue criticità e problematiche che ha sempre avuto e per la carenza di impianti sportivi o di palestre o di spazi dove fare sport, lì l'unico spazio che c'era era il campo di calcio, no? Quindi il quartiere o faceva calcio o non faceva più niente. Questo invece credo che permetterà a molti ragazzi del quartiere, a molte famiglie, di ripensare anche quel luogo come unico spazio dove avvenivano i casini, dove si litigava, dove non era carino avvicinarsi, no? Ecco, quindi credo che da questo punto di vista mi sento di sostenere fortemente questo progetto, però ripeto, è una mia valutazione, poi vediamo insieme se riusciamo a condividere. Per quanto riguarda i lavori di questa sera, io avevo chiesto a tutti i commissari di munirsi del documento che avevo inviato via mail, per un semplice motivo, perché nel documento che vi avevo inviato, siccome si parla appunto di un progetto articolato nelle varie discipline sportive, io volevo avanzare una proposta come presidenza della commissione
attività per attività, in modo tale che ci rendavamo conto di quelle che erano le richieste che andavamo a fare sia a Sport Promotion ma anche all'amministrazione comunale, perché il nostro parere si dovrà articolare in merito a determinate cose. E quindi, avendo anche la disponibilità del dottor Cantardi di poter intervenire adesso dove è possibile e così via, io vi chiederei di prendere in mano il documento. Allora, io ti do questo, però non lo puoi rovinare. La proposta di delibera? Sì, il parere quello che avevo inviato via mail. Non lo rovinare perché non lo prendere, ce l'hai già lì. Ce l'ho, ce l'ho. Posso venire vicino, magari? Faccio. Prova a vedere se l'ultima pagina è il piano di ammortamento. Sì. Sì. Allora, tolte le prime due pagine che sono un po' la rappresentazione della richiesta di parere. Se non sei arrivato in via Gorzona, mettiamo giù i sassolini. No, per cui io partirei dal primo progetto, che è quello del calcio a 5, tenendo presente che poi saranno quasi tutte uguali le richieste che andremo a fare, quindi probabilmente più andiamo avanti e più vediamo che... Allora, partendo dal... Calcio 5 è polivalente con il tennis, quindi è un impianto stessa struttura, con stessa struttura, con struttura, pensiamo a fare le lamellare, quindi carina per quanto riguarda il palo vivo. E poi la ripetenza, certo. Già accesa. Ecco, bene queste integrazioni. Per cui calcio 5, se vedete il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30 tariffe speciali per le scuole della zona 9. La proposta che io vi farei, che poi andremo eventualmente se liberare, è chiedere che anche dalle 10.30 a partire dalle 9.30, quindi avere un'ora in più per le scuole, e che le scuole abbiano la possibilità di avere la gratuità sull'utilizzo di quell'impianto. Cioè, quindi la mattina le scuole che utilizzeranno lunedì, mercoledì e venerdì per fare il calcio a 5 lo potrebbero usare gratuitamente, non dalle 10.30 alle 12.30, ma dalle 9.30 alle 12.30. Mentre qua era menzionato la tariffa speciale. Qua c'è la tariffa speciale. Perché questo? Perché a mio parere, così inserisco anche un altro ragionamento, a mio parere due soggetti sarebbero da salvaguardare il più possibile, che sono i ragazzi delle scuole e tutte quelle persone che hanno una disabilità. Perché sono le due categorie più deboli, due fasce più deboli, e che una non fa più sport all'interno delle scuole. La seconda, se non c'è qualche associazione che si interessa di far fare sport anche a queste persone, o i centri di uno per disabili, dopodiché questi ragazzi non fanno più sport. Allora, se abbiamo la possibilità di inserire questo meccanismo, forse potremmo invogliare le associazioni o i centri di uno per disabili a portare fuori questi ragazzi a fare sport il più possibile e nelle forme più possibili. Quindi la proposta di gratuità verte sia sulle scuole che sui disabili. Così mettiamo insieme le due cose. L'altro passaggio che voi vedete è sono sulle fasce orarie. Tutto, ovviamente questo è per tutti gli sport. Questo vale solo per gli sport, non solo in te, cioè per tutti, in generale. Sì, sì. Cioè per tutte quelle che voi trovate nell'elenco vale lo stesso ragionamento. Ovviamente varrà lo stesso ragionamento qualora ci sia la possibilità e la disponibilità di inserire una struttura in più,
perché per come è impostato oggi il progetto, per farci stare dentro la scherma e la lotta, a differenza del resto, per farci stare dentro la scherma e la lotta, loro dovrebbero costruire una struttura in più. Allora, da parte loro non ci sono grossi problemi ad accogliere anche queste 12 qui, però è evidente che loro, prima di dire sì, lo possiamo fare, hanno bisogno di vedere sul progetto gli spazi, le dimensioni, guardato se è fattibile o meno questo percorso. Quindi è una porta aperta e che vedrà la definizione di questo percorso solo una volta vista la possibilità progettuale. Certo, esattamente, potrebbe essere una variazione in corso d'opera perché diventerebbe un ulteriore migliore, però finché non abbiamo chiaro esattamente la realizzazione di spazi non possiamo bilanciarci. La volontà è, come diceva anche lei prima, di rendere il centro un possibile polisportivo e polivalente, per cui l'obiettivo nostro era già di inserire diverse discipline, le quattro discipline, però ad esempio sugli sport da sabbia ce ne possiamo mettere dentro altri, perché si parlava, anche mi hanno suggerito nel beach wrestling, per cui delle cose anche un po' particolari, però con le donne, sì, senza l'acqua però, per cui l'obiettivo è proprio, diciamo, di allargare il più possibile. Se ci fosse questa la possibilità, possiamo proprio parlarne anche con i diretti responsabili, sia per quanto riguarda la parte scherma che per quanto riguarda la parte delle arti marziali, e capire se oggettivamente l'investimento e la realizzazione eventuale di questa nuova struttura possono essere compatibili con le loro discipline sportive. Sì, perché scusami, nella pagina successiva leggiamo nel piano tariffario che c'erano due gratuite per le persone disabili. Allora, anche lì, così visto che hai posto la domanda, così chiudiamo sulle due fasce più deboli. Allora, lì c'è scritto 2 ore. La richiesta che noi potremmo fare è quella di portarlo anche a 3 ore, no? E poi ovviamente sarà del gestore dell'impianto vedere se fermarsi alle 3 ore o meno, no? Quindi già portarlo a 3 ore è un ottimo risultato, per un semplice motivo che in zona non c'è un impianto sportivo che si apre lo sport per disabili come farebbero in questo caso loro. Allora, è ovvio che noi possiamo chiedere, ma non possiamo andare a penalizzare totalmente il loro impegno a riqualificare un impianto, anche perché lo prendono come un campo di patate e lo devono rimettere a nuovo. Per cui, non potendo esagerare, loro poi dovranno anche rientrare nei posti, quindi qualcuno dovrà pur pagare qualche ora, se no non c'entrerebbero mai. Io sarei dell'avviso di partire con 3 ore come richiesta, che mi sembra già un buon inizio, insomma. Poi se si sviluppa e c'è la necessità, si può vedere di certo, diciamo che l'apertura, adesso suggerivo al Presidente anche di poter mettere gratuitamente le scuole, l'accettiamo tranquillamente, quindi non c'è nessun problema. Io credo che possiamo tenere le 2 ore, ma le 3 ore, se c'è bisogno, non ci giriamo certi dietro, non facciamo il farmacista e dire questo sì, questo no, anche perché l'obiettivo nostro è quello di fare comunque vivere l'impianto, per cui io preferisco che sia utilizzato da portatori di handicap o comunque per ragazzi che hanno difficoltà, piuttosto che rimanere sotto chiave, perché l'obiettivo nostro comunque è quello di far praticare. Poi io sono in comune di educazione fisica, per cui che posso capire le esigenze della scuola, per cui volentieri poi sarà un contatto diretto direttamente con i colleghi che ci saranno nelle scuole di Nicolò per capire come poter utilizzare, ma certamente non ci metteremo a dire no, ha fatto già le 2 ore, non fa la terza, assolutamente. L'unica cosa che magari chiederei a questa commissione magari un'attenzione, perché se noi dobbiamo dare l'impianto così com'è non è un problema,
esserci dei costi, luce o riscaldamento, ecco, magari dobbiamo cercare di capire da un colpo al centro un colpo a volte, perché ovviamente disponibilità sì, però non possiamo parlarci di costi ulteriori, e poi dipende ovviamente dai temi dell'utilizzo, però ripeto, fondamentalmente non c'è proprio nessun problema. Vi segnalo questa cosa perché potrebbe anche essere esserci costituito il discorso, che mi sembra abbastanza anche naturale. Poi tutto il resto, veramente, come diceva il Presidente, sono fasce deboli, per cui le fasce deboli vanno comunque anche tutelate anche a livello sportivo. Sono pienamente d'accordo, e quindi sulla base di questo poi lavoreremo, perché poi comunque non dimentichiamoci che le associazioni sportive chiedono sempre un sostegno anche al Consiglio di zona, quindi è ovvio che qualora la luce riscaldante, soprattutto nel periodo invernale, chi chiede il sostegno al Consiglio di zona, si pagherà pure la luce, cioè almeno quello, visto e considerato che il resto viene dato anche gratuitamente. Quindi credo che proprio incrociare le esigenze e la disponibilità massima, credo che sia una roba che in questo consiglio, almeno da quando ricordo io, non c'è mai stato, ma fin dagli anni addietro. Quindi credo che è un buon inizio come primo impianto che va a riqualificarsi all'interno della zona 9, visto che poi avremo un discorso della Bicocca, poi avremo un discorso dell'Iseo, però se partiamo già bene qua, possiamo anche poi, ovviamente dove gli spazi sono maggiori, chiedere qualcosa anche in più, insomma, rispetto a... Quindi da questo punto di vista ritengo che sia positivo. Poi voi vedrete spesso lunedì, mercoledì, venerdì, lunedì, giovedì, perché i giorni che mancano in quella fascia di sport sono coperti dalle altre discipline, no? Quindi non è perché rimane chiuso l'impianto per fare il calcio a 5 il martedì e il giovedì, perché il martedì e giovedì è usato per fare il tennis piuttosto che altre cose. Quindi, per cui, l'altra cosa che dicevo è, voi vedete lunedì al venerdì, dalle 19 alle 23, affitti. Allora qui è ovviamente inteso come affitti alla libera utenza, no? Poi c'è l'affitto per i tornei, i campionati e via dicendo. Sotto, e questo, anche questo varrà un po' per tutto, voi vedete che il sabato dalle 10 alle ore 14 c'è affitti a tariffe comunali per residenti e enti di promozione sportiva. Una richiesta che potremmo avanzare è quella di aprire anche la fascia serale, cioè arrivare fin dalle 18 alle 20, sempre per la libera utenza, in modo tale che alle 20 chiudono l'impianto e anche loro almeno qualche sera vanno a casa prima del previsto, visto che già sarà aperto dalle 8 del mattino fino alle 24, per cui se su alcune fino alle 24, ma alle 23 smettono le attività, in modo tale che loro hanno quel tempo per... No, per cui questa è un'altra richiesta che potremmo avanzare, quindi dalle 18 alle 20. La stessa cosa è per la domenica. Se voi guardate il calcio a 5 la domenica, dalle 14 alle 18. Anche qui, sempre con gli affitti e quant'altro, potremmo chiedere di aprire fino alle 20, cioè di prolungare dalle 18 alle 20. Quindi fare 14-18, 18-20, quindi due ore in più rispetto a... Questo è il calcio a 5. Lo stesso ragionamento lo portiamo pari pari su tutte le altre discipline sportive, quindi il calcio a 7, il beach volley, il beach tennis e football, il tennis, con le stesse caratteristiche e richieste fatte per il calcio a 5. L'altra cosa chiediamo è quello di sul piano tarifario le due ore gratuite per le associazioni sportive rivolte ai disabili vale per tutte le
delle discipline, tennis, calcio e dice. Quindi anche lì sul tariffario la gratuità per i disabili è riportata su tutte, quindi in modo tale non stiamo a ripeterci sempre su una. L'altra cosa che chiediamo, sempre che poi venga accolta, è la disponibilità dell'impianto qualora il consiglio di zona o l'amministrazione comunale dovesse organizzare un evento. Faccio l'esempio, visto e considerato che all'interno di questo spazio ci saranno tante discipline sportive, al di là poi se inseriamo, inserite la scherma e tutto il resto, ma già quelle che vengono inserite ci permettono di poter svolgere qualche giornata per, chiamiamola così per capirci, mini olimpiadi della zona dove coinvolgiamo le scuole o la cittadinanza e dove coinvolgiamo anche, abbiamo anche quel ragionamento di integrazione sociale sulle varie etnie partendo anche dallo sport, no? Quindi allora, visto e pensato che si presta l'impianto, non è escluso che magari il consiglio di zona possa decidere di organizzare una giornata là, come può farlo anche l'amministrazione comunale. Allora, la proposta che io avanzo è quella di portare, che era già stata avanzata anche in commissione mercoledì scorso, parlando con il consigliere, è quella di portare le giornate, non due come c'è scritto sul progetto, ma a 10 giornate all'anno, che sarebbero una al mese, tolto luglio, tolto agosto e Natale, insomma. Questo però con un vincolo che giustamente noi dobbiamo concordare almeno un mese prima, cioè se noi a settembre vogliamo organizzare un evento, noi chiederemo a Sport Promotion, noi per settembre in quella data vorremmo fare questo, lo chiediamo a luglio per dire, o adesso, non è che lo chiediamo alla fine di agosto per il 20 di settembre. Quindi tenendo presente 30 giorni d'anticipo, se può essere sufficiente come tempo di richiesta, portare a 10 giornate all'anno con ovviamente una clausola che io ritengo sia giusto, perché né noi né l'amministrazione comunale potremmo approfittarne più del dovuto. Perché dico questo? Perché la proposta che io avanzo è 10 giornate all'anno, però se il mese di settembre io non la uso, non è che io ho sempre 10 giornate perché il mese di settembre non fa. Il mese di settembre io non ho organizzato niente, io perdo quella giornata. L'amministrazione comunale organizza è una in meno che noi avremo, perché le 10 ce le giocheremo tra noi e l'amministrazione, non è che sono 10 più 10. No? Quindi questa è una proposta che permette a noi di avere la possibilità di pensare come consiglio di zona ad organizzare noi degli eventi. Permette all'amministrazione, ma no, qualora decidesse di fare delle iniziative sportive anche in periferia, noi abbiamo un punto di riferimento dove poterci appoggiare. Quindi diciamo che alla fine potrebbero diventare 5-5. Altro passaggio sul quale dobbiamo anche qua valutare, ma secondo me vediamo poi come affrontarla se dovesse presentarsi il problema oppure come inserirla in delibera, è quello che se il mese di settembre il consiglio di zona organizza un evento e l'amministrazione comunale ne organizza un altro, non è che possiamo tutte e due usufruire una giornata noi e una giornata l'amministrazione comunale. Deve essere una cosa che o lo usa, la giornata la usa il comune o la usa il consiglio di zona. Poi qui vediamo alla clinica, cosa dire, all'associazione, chi arriva prima, no? Oppure c'è entrata proprio con l'amministrazione comunale. Quindi voglio dire, proprio per evitare che andiamo a sottrarre due giornate al mese anziché una, in modo tale da equilibrare la partecipazione.
Proprio su questo punto direi che la sinergia con il corso di zona deve essere fondamentale, per cui a parità di richiesta cercherei di dare più spazio al corso di zona, onestamente. Quindi questo lo diciamo in camera carità tra queste quattro mura, però questo è anche perché nel momento in cui realizzeremo proprio la volontà è quella di coinvolgere la commissione il più possibile, proprio per far vivere questo impianto in una maniera dovuta, per cui questo è un po' l'obiettivo. Sì, scusa, mi fanno domande sugli orari, ma penso, perché ho visto una cosa. Io a dire la verità avrei chiuso, perché mi sembra aver chiarito come vengono, quali sono le richieste. Quindi io lascerei a voi la parola e poi. Ho visto che su tutte le discipline c'è la parte di residenza, meno del tennis. Nel tennis solamente affitta tariffe comunali, al tuo numero comunale, ma non è specificato, magari è implicito neanche per il però non è specificato come nelle altre discipline. Certo, no, diciamo che è proprio implicito il fatto che ai residenti viene riservato, visto che sono poi cittadini della vostra zona, viene riservato questo trattamento un po' più di accortezza anche economica, visto e considerato che comunque. Ma per te sei molto. Molto frequentato. Sì, sì, infatti mi ha lasciato uno spazio magari minore, ma cercheremo di spingerlo, vorremmo anche fare una scuola tennis, per cui cercheremo un maestro che abbia disponibilità e volontà, eventualmente anche lui potrebbe fare dello scouting all'interno delle scuole, per cui volentierissimo. Per quello che secondo me deve essere proprio una volta realizzato, andranno messe a punto e sistemati diversi passaggi, ma questo della promozione sul territorio diventerebbe fondamentale. Infatti cioè proprio sul tennis noi non abbiamo la proposta di allargarlo fino alla Serie B, proprio perché se dovesse esserci la necessità che il tennis prende piede e si sviluppa talmente tanto che necessita a quel punto, vista la grande disponibilità, credo che non c'è da non si tireranno indietro per vedere di rimanere, ovviamente andando incontro a tutte le esigenze. Montare la rete poi è un secondo. Non possiamo neanche massacrare poi. Io lascerei la parola a voi. C'è il cittadino, signor? Comitato di quartiere Comasina. Ah, comitato di quartiere. Prego, siamo di là. Lo vuole riprendere? Posso girare la telecamera verso di lei o preferisci di no? Come? La telecamera, posso girarla? Indifferenza. Poi c'è la terza. A sinistra c'è un pulsante, scherzi. Sì, grazie. Sì, buonasera. Io sono Mancini, sono un esponente del comitato di quartiere Comasina, presso il quale quartiere qualche tempo fa è stato fatto appunto un incontro con le associazioni della zona, i rappresentanti, diciamo, di questo progetto. Allora, una valutazione complessiva che noi come comitato diamo di questo progetto è senz'altro positiva, cioè nel senso che ci sembra importante che quell'area lì venga utilizzata con diciamo anche delle proposte polivalenti, cioè con diverse attività sportive, e quindi in un'area, il quartiere Comasina, che ha grossi problemi, e ci sembra importantissimo che venga insediata un'iniziativa di questo genere qui, quindi la vediamo con favore. Ci sono però alcune perplessità, cioè chiarimenti che noi vorremmo chiedere, ecco, sostanzialmente, no? E che sono legate alla, diciamo, anche alla tipologia del quartiere, cioè nel senso che è un quartiere popolare, no? Per cui quando per esempio si parla di tariffe per gli abitanti, diciamo, che tengono conto delle disponibilità economiche, diciamo, di chi abita lì, vorremmo magari capire un attimo meglio cosa significa in termini proprio molto concreti questa cosa qua. Poi un'altra cosa, le tariffe speciali, le scuole, non ho capito una cosa, le scuole pagano una tariffa speciale o sono è gratuito? Non ho capito. La proposta che noi avanziamo, sì, non abbiamo ancora, sì, sì, certo, saranno loro a decidere se l'amministrazione comunale se accettano o meno queste proposte. È quella di dare la gratuità, cioè le scuole la mattina dalle 9:30
Quindi ho capito bene, gratuità, scuole e disabili. Scuole e disabili, che siano associazioni, che siano i centri di disabili, che sia all'interno della scuola, vuol dire c'è. Cioè, tutte queste due fasce vengono considerate e viene garantita la gratuità. Questa è la proposta. Poi la proposta deve essere vista e accettata sia dalla società che gestisce l'impianto, sia dall'amministrazione comunale. Oggi avanziamo, il fatto che sia qua presente è importante perché, come ha già potuto anticipare su disabili e scuola, c'è massima approvazione, quindi su questo hanno già dato l'ok. Poi ovviamente se alla fine la risposta dell'intervento di chiusura potrà già darci qualche risposta, bene, altrimenti la rimanderemo nella. Ecco, no, poi c'è un'altra cosa che era emersa sempre in quell'incontro ed è relativa alla, al disturbo, diciamo, che potrebbe provocare questa struttura qui a chi abita lì vicino, perché non dobbiamo dimenticare che quest'area è molto vicina a, diciamo, delle abitazioni, no? Per cui ci sono stati per esempio alcuni cittadini che hanno posto questo problema qui, hanno detto vabbè, ma qui cosa succederà? Perché potrebbe anche essere che ci sia un afflusso per determinate particolari situazioni di parecchie macchine, dove le mettiamo? Perché abbiamo visto il progetto, non è che ci stanno moltissime macchine dentro all'interno, ce ne saranno una ventina, ma chiaro che se lì arrivano parecchie macchine, questo crea un problema. E poi, vabbè, poi l'altro problema potrebbe essere quello di cioè la tifoseria, per dire. Per cui che non sono problemi indifferenti, perché poi quando partono queste cose qui è sempre meglio prevedere piuttosto che poi curare, abbiamo visto che ci sono delle aree coperte, per cui va bene. Ecco, direi che queste qui sono le cose principali, poi per il resto il progetto ci piace, vorremmo capire un po' meglio il discorso economico, perché voi vi sborsate una barcata di soldi. E come pensate di recuperarli? Cioè, abbiamo sempre questo sospetto, ma non è che poi sulle tariffe martellano. Cioè, siccome non siete una Pia Opera San Vincenzo, che erano, parliamoci chiaro, cioè, voi se venite lì, venite lì per fare un profitto anche, ma venite lì perché noi siamo bravi, belli e buoni, perché volete guadagnare, chiaramente, anche, soprattutto direi. E quindi vorremmo capire un momentino come pensate di rientrare da questo punto di vista. Certo. Grazie. No, grazie a lei dell'intervento. La prima risposta è che i ragazzi che pronteranno nella quittanza sulla utenza godranno della zona, quindi devono dimostrare di essere della zona, quindi chiederemo carte di mutà, certo, e avremo la mappatura della zona. Federalismo qui. Devono essere ovviamente residenti, non è che rimasta e gli altri arrivano dall'altra parte. È ovvio, questo d'accordo. Faremo una scontistica, certo, pagheremo una scontistica rispetto al prezzo per i ragazzi che sono nella zona. Potrà essere 5 euro, potrà essere 10 euro sul prezzo complessivo, lo stabiliremo in funzione del prezziario che poi verrà fatto, però certamente ci sarà un'attenzione di questo genere, perché lo riteniamo giusto e oltretutto rientra poi anche nell'ultima domanda. Noi abbiamo bisogno che questo impianto funzioni soprattutto nelle ore commerciali, quindi nelle ore commerciali è il momento in cui possiamo cominciare a recuperare l'investimento. La polivalenza dell'impianto è determinata da una conoscenza del territorio e dall'attività che anche svolgiamo sul territorio. Vi dico onestamente, lo Sport Village, dove noi abbiamo iniziato a operare ancora quando c'era il cantiere di trasformazione del Cardano Tennyson alla nuova proprietà, ci ha tolto l'anno scorso un campo di calcio a 5 coperto, che era l'unico operativo perché ne hanno un altro, ma è un 4x4, quindi per noi impossibile da utilizzare, e ci siamo trovati veramente in difficoltà perché avevamo diverse squadre e della zona e anche delle zone limitrofe che partecipavano ai nostri campionati e non hanno potuto giocare, hanno dovuto andare al pozzo e abbiamo dovuto andare a Bresso, dove però la struttura non è un po' fatiscente perché cade trasuda il pallone, il campo non è un granché, per cui il fondo non è un granché, e ci siamo trovati veramente in grosse difficoltà.
primo punto. Secondo punto, lo Spoleri ci ha comunicato che un campo, il calcio a 7, il campo numero 5, che è quello vicino alla tensostruttura del gioco Conocchi, verrà anche quello trasformato in campi da tennis. E questo ci toglie ulteriore spazio, per cui avevamo questa doppia situazione di difficoltà. La terza invece è una cosa un po' più, diciamo, commerciale. Abbiamo potuto vedere che gli sport di spiaggia stanno andando fortissimo sul territorio milanese. Lo Sport Village in effetti ha una richiesta, c'è un overbooking continuo. Quindi abbiamo detto, potremmo fare qualcosa di bello, perché poi a un certo punto è vero tutto, ma è vero anche che anche i ragazzi che magari hanno un po' di disponibilità, però hanno piacere di andare in un posto dove gli spogliatoi sono belli e puliti, dove il campo è accogliente, dove c'è un bar dove si può andare tranquillamente, non è pieno di fumo, cioè ci sono delle accortezze che vorremmo mettere in atto. Per cui la polivalenza andava in quella direzione e l'obiettivo, fatto nei nostri calcoli, dovremmo riuscire, sempre che riusciamo ad ottenere il finanziamento a parte del consorzio SPIN e quindi la parte di Banca Intesa, che si chiama Banca Prossima, che è la banca del terzo settore, ci possa concedere questo mutuo. L'obiettivo è quello di rientrare nell'arco dei 15 anni, quindi il periodo molto lungo, ma che ci permette di poter affrontare senza batteni d'animo i mutui. Il fatto, appunto, come diceva anche il Presidente all'inizio, di poter eventualmente realizzare una struttura ci crea appunto qualche problema economico, nel senso di capire di cosa stiamo parlando, perché già malcontati così, noi abbiamo fatto nella proposta, abbiamo ipotizzato un 600.000 euro, ma secondo me spenderemo anche qualcosa di più, anche perché i due campi da beach volley e il campo da calcio a 5 tennis polivalente dovrebbero essere delle tensostrutture, ripeto, anche gradevoli per quanto riguarda l'impatto visivo. Per rispondere a quello che riguarda invece l'impatto acustico, che è uno dei problemi che ci siamo posti immediatamente quando siamo andati a vedere, abbiamo provato a girare i campi nelle varie situazioni per cercare di essere spostati verso i campi coltivati, permettetemi l'espressione, gli orti, il più possibile, perché avevamo messo il campo a 7 appoggiato contro l'orto, appoggiato alla centrale idrica, e quindi abbiamo cercato di tenerlo più lontano possibile dall'abitato, per cui non penso che possa essere di fastidio. Il campo a 5 l'abbiamo posta chiuso, come del resto il beach, ma il beach non ci darà problemi, perché certamente non ha l'agonismo che ha magari il calcio. Tra il calcio a 7 e le case, comunque la tensostruttura del beach dovrebbe comunque anche ammortizzare un po' i rumori, abbiamo preventivato anche quello, per cui anche su quello lì speriamo di non dare difficoltà ai cittadini. Ho visto che c'è spazio, perché dal campo a 7 ci sono ancora una decina di metri per arrivare al cancello, c'è la strada, ci sono i giardinetti prima di arrivare alle prime abitazioni, per cui abbiamo fatto un calcolo spannometrico, però abbiamo fatto un calcolo sul discorso dell'impatto acustico, che possa essere abbastanza veritiero. Il problema del traffico delle auto, questo è un problema. Infatti io quando abbiamo iniziato a pensare a un qualcosa di questo impianto, abbiamo detto qua per forza dobbiamo fare un parcheggio. È vero che un posto di 20 auto non sono tanti, però insomma cominciamo già a decongestionare la via. Oltretutto poi si va a rotazione, per cui potremo. Questo però onestamente non posso dirle che non ci sia, dico la macchina doppia fila non esiste, però l'utilizzo degli spazi e che possa portare via qualche posto auto a qualche residente, che non so se ci sono dei parcheggi più all'interno, perché onestamente non ho visto, però questo non posso escluderlo.
la volontà di mettere il parcheggio è stata proprio data e dettata proprio da quella esigenza lì. Abbiamo anche, dovremmo poi capire con il nostro tecnico come fare, perché poi abbiamo preventivato di fare il parcheggio dove c'è l'ingresso di quella costruzione in cemento che non a caso l'amministrazione comunale non ha tolto, per cui lì c'è dentro la centrale elettrica e una centralina, per cui ci sono due visti bene, guardati bene dal togliere quella cosa lì. Noi dovremo per forza togliere e spostare la centralina elettrica, perché quello sarà il confine, dove c'è il confine della viettina che porta verso gli orti, e dovremo per forza sfruttarlo per fare l'entrata e l'uscita del passo Carraio, per cui dovremo accollarci anche la spesa di spostamento della centralina elettrica, e speriamo di avere la disponibilità anche della 2A che ci possa non creare dei problemi, che dicono no, questa è qua, deve rimanere qua perché è nata così, fine punto. Per cui è un problema questo qua, e speriamo di riuscire a risolvere, però questo è un grosso punto interrogativo, che ripeto, il nostro tecnico, nel momento in cui verrà approvato il tutto, sarà una delle prime cose che dovrà affrontare per riuscire a capire come poterlo superare, perché se non ci superano problemi spostiamo la centralina verso l'area che abbiamo ipotizzato al ristoro e dovremo riuscire a superarlo, però questo onestamente è un punto che non sappiamo ancora come poter superare. Però ma una ventina di macchine, potrebbero esserci una ventina di macchine, però ecco, non vorremmo e non vogliamo fare il contrario, cioè non vogliamo portare il campo a 7 dall'altra parte, perché allora sì che potremmo pensare di dare fastidio. Noi abbiamo proprio pensato, la prima cosa che abbiamo pensato è proprio quella del disturbo della quiete di coloro che abitano in zona, e il secondo posto che abbiamo pensato è proprio il discorso della visibilità e macchine. Sono state le due prime cose che mi hanno detto, riusciamo a pensare qualcosa di buono o no qua? Per cui è stato proprio studiato cercando di limitare il rumore. Grazie. Grazie a lei. Sì. Ah, sì. Sì, ma la mia era soltanto una domanda che potevo fare al volo. Quindi per l'amministrazione, quindi qualunque amministrazione comunale, si potrebbe stabilire il principio una volta, una giornata al mese, esclusi mesi di agosto e dicembre. Vale lo stesso per le associazioni? Cioè le due ore di cui si parla dell'associazione sono come mensili, settimanali, e in più ci sono due ore in totale che quindi la società sportiva dovrà... No, nel senso, è soltanto una... Non ho capito io. Allora, la proposta è questa. Se io come associazione uso due ore alla settimana, nei giorni che noi chiediamo la gratuità. Altra cosa è se io chiedo cinque ore... Qualunque associazione? No, abbiamo detto solo per i disabili e le scuole. Cioè, se ci sono, 10 associazioni di disabili... Che chiedono tutte 10, se ci sono che siano di zona 9, certo. Cioè, la proposta è quella di salvaguardare il più possibile le due fasce più deboli della società. No, nel senso, non vorremmo poi mettere magari nell'impossibilità di... Ma infatti, per quello che dico, questa è la proposta. Poi loro ci diranno: va bene le due ore, come ha già detto prima, va bene le due ore, la terza ora la verifichiamo. Perché se mi arrivano 10 associazioni e mi chiedono tutti 3 ore, allora forse c'è qualche problema. Allora, anziché fare 3 ore, 2 ore posso sostenere. Allora, a quel punto non è che possiamo dire no, siccome sono 3 ore, tu mi dai 3 ore, no? Anche perché un'associazione di disabili difficilmente va tutti i giorni a fare lo sport. Perché se parliamo di centri di riunione per disabili... Quindi parliamo di 2 ore al giorno? Due ore al giorno, in base alle richieste, perché se ci sono 10 associazioni e vanno una lunedì, una mercoledì, una venerdì, saranno due ore, no? Cioè, poi se sono 3 le associazioni vanno lunedì, mercoledì, venerdì, vanno due ore o tre
vuole, perché sono poi le associazioni, però se no pagherà più pagherà. Però quello che io credo che sia importante, quello che io credo che sia importante di questa proposta, oltre, ripeto, a salvaguardare le due fasce più deboli, la cosa più importante è che noi avviamo quel percorso di integrazione, di agevolazione su chi ne ha più bisogno. E quindi se l'associazione vuole usare 4 ore al giorno per 3 giorni alla settimana, avrà 2 ore gratuite e 2 ore le pagherà, perché, ripeto, le nostre proposte possono stare in piedi se noi non andiamo a chiedere più di quello che è consentito. Sembra neanche un comune. Perché se no vuol dire che loro non entreranno nel piano, nessuno paga e alla fine... Lorenzo, non sembra neanche un comune. Quello che a me interessa come proposta è salvaguardare quelle due fasce di punto. Dopodiché il resto, tutti gli altri pagheranno. Se loro dicono, noi arrivano 20 associazioni che vogliono 3 ore al giorno e gliele diamo, è una loro volontà di andare a dare qualcosa in più rispetto a quello che noi otteniamo, sapendo già che se arriva c'è solo un'associazione che lo usa e gli dai anche le 3 ore non cambia. Però siamo nell'ordine di un'unica associazione che chiede l'utilizzo. Altra cosa se ne arrivano più. Posso anche pensare diverse formule che possono entrare in campo. Adesso non so di quante associazioni, soprattutto non so di che tipo di disabilità si parla, perché bisogna capire anche che tipo di disabilità si parla, che è fondamentale. Però potrebbe essere che magari si crea un progetto con le associazioni, e un progetto sportivo, e si chiede un finanziamento in Regione Lombardia. Quello potrebbe aiutare tutti quanti, e certamente avanzano anche probabilmente dei soldi per le associazioni, per cui cioè, a quel punto lì diventa una questione di progettualità e di sviluppo, però non lo escludo una cosa di questo genere. Come a me piacerebbe, io conosco tante realtà che operano nell'ambito dei ragazzi down, per esempio, che hanno possibilità di sviluppare il calcio, eccetera, giocano ed è fantastico vedere giocare. Cioè, possiamo creare un'associazione sportiva all'interno del centro sportivo dei ragazzi down? Facciamolo, cioè, non è un problema, veramente non è un problema. Ma non è che lo dico perché sono Santa Maria Goretti, perché ripeto, poi la parte mia interviene dalle 20 fino alle 23, deve essere una parte dove l'impianto deve funzionare a pieno regime. Ma lo faccio volentieri e lo faccio volentieri. E addirittura nella storia, a volte, sentendo anche i contributi che vengono elargiti dalla Regione Lombardia, a volte queste associazioni hanno difficoltà perché quando realizzano dei progetti sportivi poi non pagano, per cui non pagando non hanno le fatture per poter richiedere il contributo regionale. È un paradosso, ma è una realtà dei fatti. Per cui anche lì bisogna cercare di mediare e capire come fare. Ma ripeto, è un tema che certamente possiamo sviluppare all'interno dell'impianto sportivo, ma proprio senza nessun problema. E conoscendo i meccanismi, secondo me si può sviluppare davvero un ottimo lavoro. Grazie. Volevo chiedere se è possibile, come proposta, aggiungere anche i ragazzi delle oratorie, delle chiese vicino a quel campo lì, tipo, non so, Santa Giustina, San Bernardo, le chiese di vicino, che d'estate, quando chiudono le scuole, si trovano in mezzo alla strada, così abbandonati, se possono, diciamo, usufruire di queste strutture dove c'è la possibilità di usare le discipline, non so, abbiamo parlato di marziali, la discipline marziali durante la giornata, oppure beach, tennis, queste quindi singoli gruppi degli oratori, ragazzi degli oratori che restano a Milano non vanno via. Se è possibile nella proposta aggiungere queste richieste di ragazzi come integrazione nel luogo, però senza prendere altri di altri quartieri, sì. Soltanto strettamente legati a quel posto lì. Grazie. Sì. Ma guardi, il rapporto col territorio deve essere estremamente stretto, per cui non vedo grossi problemi. Calcoli che uno degli nostri obiettivi è, se il bar sarà funzionale e ci sarà possibilità, è quello di creare anche dei campi estivi
che non siano dei tempestivi magari abbastanza onerosi come ci sono in zona, in centri sportivi molto blasonati, ma fare il tempestivo anche noi ha una quota certamente diversa rispetto ai crest degli oratori che pagano 40-50 euro, ma con qualche, no, qualche perplessità sulla gestione. Non so se avete seguito il problema che è successo allo Sportile, che si è ribaltato il gonfiabile. Erano ragazzi all'oratorio che avevano affittato lo spazio. Il problema è che gli educatori non si sono accorti, e questi erano in 20 o 25 sul lato del gonfiabile, tutto giù. Cioè, questa è la cosa. Poi i giornali hanno riportato come se fosse stato un incidente all'interno del camp del Quanta Village, ma è successo in una dimensione un po' diversa. Per cui certamente sì, però bisogna che sia un lavoro coordinato, non lasciato così allo sbando, anche perché quando arrivano magari 50 ragazzi o 80 ragazzi e non sono coordinati, è un secondo per romperla, appendersi sulla rete, spaccare la rete o rompere una struttura. Quindi ci vogliono sempre delle accortezze particolari, per cui certamente sì, ma con le dovute cautele, le dovute pinze. Sì, piccolo spazio delle vicine, sì, se possibile. Teniamo presente una cosa, che le arti marziali da lotta e così via, se avranno vita, nel senso che ci sarà la possibilità di fare la struttura. Per quanto riguarda tutte le altre attività sportive, il centro è aperto a chiunque, ma ovviamente l'oratorio non è come la scuola, cioè non è che va alle 10 del mattino, perché i ragazzi sono a scuola, se vanno alle 4 del pomeriggio, sono come tutti gli altri, noi non possiamo allargare anche al pomeriggio la gratuità perché vanno per l'oratorio piuttosto che, perché a questo punto andremo anche a rovinare un po' quello che è l'equilibrio tra quello che diceva prima. Ho detto se si può chiedere. Tutto possiamo andiamo lì, abbiamo la piscina in seo adesso, che no, è chiuso, si sta messo di ragazzi. La sesta di seo è chiusa, allora, in questo momento del liceo non mi interessa. Noi oggi stiamo discutendo della fattibilità di questo nuovo impianto, che dobbiamo sapere che loro hanno una spesa e di quella spesa devono rientrare. Se iniziamo a dire le scuole, i disabili, poi però aspetta, l'oratorio alle 3 del pomeriggio lì lo fa gratuitamente. Poi arriva però e dice, ma quell'altro va del ciclo, poi cioè non possiamo accettare per meno. Io non credo che sia, dal punto di vista mio, come mi sembra con i suoi tipo, credo che vada anche contro le io non so, adesso io tanti anni fa, quando ero giovane, anche, avevo anche i capelli allora, facevo il responsabile sportivo all'interno si chiamavano centri sportivi comunali, quindi le scuole elementari. Organizzavano il campestino, non so se si faccia ancora adesso, onestamente sono un po' ignorante in materia. E ci eravamo inventati tra gli insegnanti di educazione fisica sparsi nelle varie colonie, tra virgolette colonie, di organizzare le mini olimpiadi. Questo per esempio potrebbe essere un progetto da poter portare avanti, quindi quello sì di farli venire con l'educatore sportivo a fare il confronto con l'altra colonia, organizzare sulle colonie, parliamo sempre della zona, quindi scuole della zona, di poter organizzare qualcosa. Quello più che volentieri, un altro progetto che potrebbe stare in piedi, perché io mi ricordo che questi bimbi qua che godevano gli spazi della scuola, in questo caso era una scuola di via Brocchi, quindi era al Gallaratese, e quando noi li portavamo fuori per fare le Olimpiadi con la 3 impazzivano. Cioè è bello, dà un senso di appartenenza alla scuola, un senso di appartenenza alla zona, quindi cose di questo genere qua le farei più che volentieri, perché ce l'abbiamo un po' nel DNA queste cose qui. Per cui ho ribaltato un po' quello che era il suo suggerimento, ma raggiungendo però sempre l'obiettivo, che è quello comunque di dare un qualche cosa in più anche nel periodo estivo a questi bimbi, certo. Grazie. Capogruppo Indovino. Passata. Ma io innanzitutto vorrei ringraziarla per la rara intelligenza imprenditoriale, nel senso che non si vede spesso una gestione dell'impresa fatta in questo modo, con un'intelligenza anche a
aprirsi alla zona anche per generare profitti, perché è evidente che sicuramente un sacrificio tra virgolette economico, magari portare i bambini a scuola, è vero anche che poi si ha, si spera evidentemente, un ritorno, però non è sempre, anzi è molto difficile. Io mi capita di andare a giocare, anche se non sembra la faccia, quindi sto venendo tragicamente a calcio qua e là, domenica, tra l'altro vado al Green a giocare, e io sono contento che questa esperienza ha realizzato, sono contento della sua presenza qua. Io dico solo una cosa ai residenti e più in generale. È evidente che tutte le volte che c'è, diciamo, parliamo spesso qua di necessità di aggregazione, soprattutto in periferia. Poi però, quando arriviamo a parlare di queste cose, ed è evidente che è un fastidio anche da un certo punto di vista, poi si trovano sempre fuori i problemi del bar, il rumore, il parcheggio. È evidente che quando c'è una concentrazione di persone, ed è un valore questo, ci sono anche dei disagi. Allora, è bene porre il problema, per carità del cielo, è bene anche però tenere a mente che, almeno parlo, diciamo, per me, penso anche, diciamo, per il mio partito, la priorità è che si crei l'aggregazione e che si crei in quel modo. E vi ringrazio anche per aver immaginato comunque e di aver avuto un'attenzione anche rispetto a questo. Per quanto riguarda invece i parcheggi, dico che i vecchi possiamo, in realtà sembrano poco, però dipende dall'utenza che si ha. Cioè, se il loro core business, diciamo, sono i ragazzi della Comasina, insomma, Bruzzano, di intorno, si può anche immaginare che non tutta l'utenza arriverà in macchina, ma magari molti riusciranno ad arrivare a piedi al campo. Quindi, secondo me, la previsione di 20 posti che possono entrare, per esempio, in un campo come il Green o come l'Accademia, che ha un'utenza molto più diffusa, in questo caso, visto che voi intelligentemente puntate molto, diciamo, sul quartiere, io credo che quei posti lì, tutto sommato, possano anche bastare, anche, ripeto, immaginando la formazione che tutti noi sappiamo. Quindi, diciamo, solo grazie, che vorrei dire, anche per aver accettato tutte le proposte che la Commissione vi ha fatto riavere. Certo, mi vengono gli spunti sentendo, perché come si dice, non sono uno dei uomini matri, non c'è una situazione fisica, ma quando queste cose sono un po' brainstorming, quindi saltano delle idee. Quindi quando ho sentito che gioca a calcio al Green o gioca comunque a calcio, a me piacerebbe, per esempio, creare il palio delle zone o le olimpiadi delle zone, per cui creare all'interno della zona la squadra di, noi abbiamo 3-4 discipline in questo momento sicure, quindi il calcio a 5, il calcio a 7, il tennis e il beach, che potrebbe essere beach volley o potrebbe essere anche beach tennis, cioè creare un qualche, cioè far vivere la zona, cioè è un ragazzo giovane per cui ha contatti certamente con amici della zona, creiamo un gruppo che rappresenti la zona 9 e cominciamo a dire zona 8, zona 7, zona 6, cioè questa è una cosa che voi che fate attività politica e che avete la possibilità di fare questo discorso qua, noi ci siamo, io sono una cosa del genere, ci sono tutta la vita e questo qua potrebbe essere un altro progetto dove ogni zona identifica un impianto sportivo, si crea la turnazione, quando si viene a giocare la zona che è ospitata è gratuita e la zona che invece è ospitante troviamo il modo per poter finanziare l'ora o le cose, cioè ce ne mettiamo, troviamo il modo, perché l'importante è, secondo me, avere delle idee, poi una volta che abbiamo delle idee troviamo gli scamotaggi per poter trovare le risorse, anche se in effetti facciamo molto fatica a trovarle e purtroppo, come dicevo in altri ambiti, la dichiarazione che ho sentito settimana scorsa di Gentile Lombardia, che diceva che il comune deve tagliare, la prima voce è stata lo sport, e mi sono tagliato le vene, ho detto sì, cioè così noi andiamo, cioè quindi però ripeto, non abbattiamoci, troviamo, mettiamo sempre sul tavolo qualche cosa e cerchiamo di capire, di andare.
E soprattutto una cosa che vi chiedo come gruppo consigliare della zona 9 dell'ambito sportivo è se abbiamo mi metto anch'io dal punto di vista di gestore, se abbiamo delle iniziative belle, comunichiamo all'esterno, facciamo capire che funziona, facciamo capire che siamo vivi, che siete attivi, che siete propositivi, che siete dinamici, perché poi purtroppo si rimane sempre all'interno del proprio contesto. E invece, visto che mi pare che al di là delle connotazioni politiche, ma ci sia davvero una sinergia di intenti, sviluppiamo questa sinergia di intenti, cerchiamo davvero di raggiungere una serie di obiettivi, cerchiamo di fare qualcosa. Adesso io, ripeto, vorrei essere in questo momento al 21 giugno 2014 per dire, invece che fare la riunione qua, facciamola al barettino che abbiamo in via Salemi, e sarebbe la cosa più bella da fare. E spero davvero che si possa realizzare. Il giorno ha detto 21? Eh? Il 21 giugno 2014. 14, Qua ho capito, 21 giugno 2014. Guarda, siamo nel 2013. Auspicherei veramente di fare la commissione sport all'interno del 21 giugno del 2014 all'interno degli impianti. Sarebbe veramente una realizzazione di un sogno. E di sabato potremmo fare di venerdì. No, anche perché 21 giugno per un semplice motivo che. Prima noi deliberiamo, loro ci mettono a fare il percorso per avviare i lavori. E quindi se i lavori partono in fretta, vuol dire che il 21 giugno, vuol dire che a maggio, aprile maggio, si apre. Quali erano i tempi di realizzazione? Sono 6 mesi. Speriamo davvero non ci crei più problemi di quello che pensiamo. La cabina elettrica non è un problema, facciamo rubare il rame. Sì, io l'avevo già detto l'altra volta, a me il progetto piace molto, la ringrazio proprio come ha detto Stefano Mendolino anche per l'onestà che ha avuto nel non sottrarsi a rispondere alle domande del cittadino sulle possibili criticità, quindi questo è secondo me un indice di serietà, non nascondere i problemi che evidentemente in un progetto del genere ci sono. Io credo che il cittadino ha fatto bene a porre queste domande, ma guardate, io le dico una cosa, secondo me noi con questo progetto qua in zona, soprattutto nel vostro quartiere, abbiamo una grande occasione, una manna veramente piovuta dal cielo, perché al di là dei possibili problemi che sono secondo me superabili, soprattutto anche è giusto la preoccupazione della tranquillità dei residenti, però mi sembra che il centro chiuderà alle 11 e le 11 di sera mi sembra, alle 23 mi sembra un orario più che accettabile. Poi teniamo conto che intanto comunque dà ulteriore vita al quartiere. Io sono sempre dell'idea che là dove c'è vita anche la criminalità, la microcriminalità sta alla larga, è un deterrente. Sono convinto anch'io che la questione dei parcheggi, anche se ci saranno solo 20 macchine, verrà risolta, nel senso che a parte le persone in zona che verranno a piedi o con i mezzi, uno che viene da fuori di solito ci si organizza, si è sempre fatto così, si va in quattro su una macchina. E per cui si creerà, secondo me, proprio, io ne sono convinto, un bel ambiente e il quartiere ne gioverà in tutti i sensi. Adesso faccio una battuta, come vede, dentro a questa cosa qui abbiamo, ognuno ci ripone dei sogni, Gesù ha detto alcune cose che sono accettabilissime, altri hanno fatto altri suggerimenti, beh, non ci dia troppo letto perché sennò le va in malora ancora prima di iniziare, perché se cominciamo a far venire tutti gratis, non lo so. Io credo che lei e chi lavora con lei in questo progetto, se non è imprenditore, chiaramente c'è un rischio di impresa, no? Credo che, come ha detto Stefano Indovino, il fatto di rischiare aprendosi e dicendo le cose chiaramente all'utenza a cui ci si voglia rivolgere è già un buon inizio, per cui io mi auguro di venire veramente il 21 giugno. No, magari non facciamo una commissione, vediamo qualcosa che è più leggero. Grazie. Ok, mi do Grazie.
No, io volevo brevemente però ritornare su quanto, per chiarire meglio quello che volevo esprimere, penso, Gesù, che era sugli oratori. Allora, gli oratori d'estate soprattutto hanno una funzione, secondo me, importante, perché permettono a una fascia, diciamo anche debole, di ragazzini di essere gestiti. Sono d'accordo quando lo Stadi ha detto che gli educatori non li controllano magari in una maniera appropriata. Cioè, io li vedo, se ne sono vicino a casa mia. Però quello che penso volesse dire Gesmundo è che la settimana dei campus dell'oratorio è rigorosamente programmata. E come nei miei tempi che lunedì c'era il dettato, guardate il problema, mercoledì tema. Lì ci sono dei giorni dove li portano in piscina, dei giorni dove hanno il campo di calcio anche loro, molti, sono pochi gli oratori che non hanno, e quindi ci sono i tornei, alcuni hanno addirittura le palestre, i campi di basket, quindi l'attività sportiva è. Quindi penso che si volesse intendere che per quelle attività che non sono tradizionali, tipo il beach volley, si potrebbe, sempre si potrebbe, condizione, eventualmente, ovviamente pagando una cifra che riferite opportuno, dire va bene, il giovedì, diciamo, se un oratorio lo chiede, perché magari non lo chiedono, allora a questo punto vanno lì e fanno. Poi dipende anche dalle iniziative degli educatori, perché ci sono degli educatori che ci sanno fare, che curano i bambini, perché quel fatto lì del quarta village, perché probabilmente, lo dico anche contro, dico, che magari c'erano gli educatori maschi e femmine che erano in giro per il quarta village e i ragazzi erano lì da soli che saltavano. Era una situazione annunciata quella, per cui io ho chiesto e già al mattino, già il primo mattino quando erano in piscina, già erano lasciati abbastanza allo sbando, quindi era già una situazione che non era molto tranquilla già all'inizio. Poi purtroppo, anzi, meno male che tutto sommato non si è fatto male seriamente nessuno, sì. Questa è stata la prima cosa che dobbiamo veramente farci il segno della croce, perché è andato molto bene. Però è vero quello che diceva, assolutamente sì, se non ci sono gli educatori che sono attenti alle situazioni, è drammatico. Ok, abbiamo il De Lorenzo. Sì, io comunque ho trovato la parte politica, che i miei ragazzi non hanno voluto finire fino in fondo, cioè, questo è un ottimo esempio di una collaborazione da pubblico e privato, fantastico, questa è una cosa bellissima, questo è il pubblico e privato che io intendo quando si deve fare le cose per la socialità delle zone, della città, imprenditore illuminato, eh? Imprenditore illuminato. Sì. Questo è. Poi una cosa, due cose veloci, no, è vero che sono arrivate, però se poi finissimo dovevi dire una bella ateliera per le bici. Certo, la gente si sposa una bicicletta più caro del quartiere. Seconda cosa, secondo me bisognerebbe mettere attenzione molto sui confini limitrofi del centro, perché essendo una zona altamente densamente popolata, sono case molto popolate. Quella lì ci sarà un'offerta, una domanda che supererà l'offerta. Certo. E quindi bisogna tenere conto anche di questo parametro, questo strumento, di magari studiare qualcosa per poter come si dice, facilitare le. Perché c'è una zona che è molto più grande, pensando qua, c'è pochi in poco spazio, sono molte case, case alte, molti appartamenti, quindi secondo me. Quando lascerà un centro del genere, c'è molta gente che dirà, oh, porco cane, quanto costa, come diceva prima il signore, se costa poco, vado i miei figli, ma sono due o tre figli, quando tu dici, cioè, lì già poi avere la capacità di gestire una situazione del genere, questo è molto importante. Certo. Ma no, sono pienamente d'accordo, infatti, ripeto, noi abbiamo fatto i nostri conti facendo lavorare l'impianto soprattutto nell'ambito serale e soprattutto nella fascia dalle 16 alle 20 con le scuole. Un sogno che mi piacerebbe realizzare è quello che in questo momento sta un po' lanciando lo Sport Village, dove fanno questo corso di calcio in lingua inglese. A me piacerebbe tantissimo, va sempre di più verso l'interculturalità, per cui
Adesso loro hanno fatto un rapporto con l'Arsenal. Chi ci preclude di fare di lanciare qualcosa con il Chelsea piuttosto che il Manchester o qualsiasi altra cosa, di fare i corsi di calcio in inglese? Cioè noi dobbiamo andare oltre. L'impianto potrebbe essere recettivo su una cosa del genere. Cerchiamo di fare delle cose un po' diverse, perché io non mi metto certo a fare la concorrenza al mio amico Caprio del Bruzzano Calcio, o al mio amico Suppa della Forese, o agli altri amici che hanno i campi da calcio, non mi interessa. Però fare qualcosa di diverso, quello sì, perché tanti sono i genitori che per esempio non vogliono vivere il calcio con la società dilettantistica, quindi l'impegno tutti i sabati o la partita o la domenica la partita, però hanno un figlio che magari non diventerà mai un calciatore, ma a cui piace il calcio. Qual è la fascia su cui noi vorremmo lavorare? Qual è la fascia che ci interessa? Quello è il settore che ci interessa, perché deve essere fatto da un punto di vista professionale, deve essere ineccepibile, ma deve essere un qualcosa in più. In più, e vi assicuro che anche se magari non c'è una popolazione di gente benestante, ma questa richiesta, questa attenzione diventerà sempre maggiore. Il fatto dell'inglese, che deve essere una seconda lingua, diventerà sempre più importante. E a me questo discorso qua coinvolge molto, mi prende molto, perché penso che possa essere uno sviluppo futuro. Ripeto, tutte le iniziative che però ci siamo dette, l'importante è coordinarle, e io sono d'accordissimo, coordinare con voi, ma soprattutto comunicare all'esterno. Quello che voi dite del pubblico privato, che io sposo ed è nata la filosofia, è frutto di anni di lavoro, ma è frutto anche di quello che, al di là delle connotazioni politiche, l'ho detto prima, è la volontà di fare un qualcosa per il cittadino. Facciamo capire che in una piccola, in un fazzoletto di terreno, dove tiriamo fuori delle cose spero veramente carine, con una situazione economica di difficoltà, con tutte, c'è voglia di andare controcorrente, c'è voglia di proporre, c'è voglia di fare. E dovessimo riuscire veramente il 21 giugno dell'anno prossimo a trovarci in un posto e tutti possiate dire: cavolo, è venuto veramente bene, sono proprio contento. A questo punto sì che mi metto io in prima persona come, tra virgolette, imprenditore, e dico: bene, a questo punto, se lo ti dico, facciamo la conferenza stampa alla Madonna e facciamo vedere che zona 9, in una situazione di disagio, di degrado, in una situazione di difficoltà, eccetera, eccetera, dove c'era un campo che era un campo lasciato andare, è stato riqualificato. Diamo visibilità a chi, noi che abbiamo realizzato, ma a voi che ci avete permesso di realizzare. Questa è la cosa che su cui dobbiamo puntare, perché davvero quando c'è una sinergia di questo genere bisogna che la gente all'esterno lo capisca. Non parliamo solamente delle cose tristi e negative che ci avvolgono, parliamo anche delle cose belle. Cerchiamo di capire quando ci sono delle cose belle e valorizziamo le cose belle, perché quello è il momento che diamo la speranza anche al cittadino, o diamo la speranza al mondo esterno. Per cui, ripeto, io mi auguro davvero di poter fare un percorso il più lungo possibile con voi per raggiungere una serie di obiettivi. Certamente, primo per me sarà quello di ammortizzare il rato la rata del mutuo, certamente, che sarà il primo. Però non voglio misconoscere tutto quello che intorno a questo impianto dovrà accadere, assolutamente, perché è la vita. Io dico sempre che un impianto dovrebbe lavorare 7 giorni su 7, 30 giorni su 30, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Quindi questo dovrebbe essere un impianto sportivo, almeno secondo la nostra concezione, la mia nostra concezione. Presidente Tucci. Sì, volevo brevissimamente. Sì, in effetti è raro sentire un imprenditore che intende fare degli investimenti tenendo conto quelle che sono le realtà sociali nei quali va a fare questo investimento, per cui noi ovviamente per questo la ringraziamo, per questa sensibilità che lei ha.
Tuttavia, io non sottovaluterei i due problemi che ho prima diciamo, annunciato, anche perché io faccio parte del coordinamento dei comitati milanesi e vi assicuro che noi abbiamo dei problemi terrificanti per quanto riguarda, per esempio, tutta la problematica delle discoteche, no? Cioè, le discoteche, il casino non c'è all'interno della discoteca, perché le discoteche sono insonorizzate, per cui ma è quando la gente esce, è sulla via Valtellina, è sulle vie circostanti, è lì il casino, per cui la preoccupazione nostra è proprio quella di vedere, allora è meglio prevenire piuttosto che curare, no? Ovviamente, quindi fare un discorso che tenga conto di queste cose qui. Per quanto riguarda le macchine, beh, io non sarei così. Il nostro quartiere è un quartiere che sta soffrendo tantissimo per i problemi di parcheggio, lo sapete bene, no? È arrivata la metropolitana, non siamo ancora lì, è tutto per aria. Alla sera un residente non sa dove andare a parcheggiare la macchina, deve girare, deve andare a parcheggiare molto lontano. Cioè, è un problema vero, perché per chi non abita lì questo problema non esiste, ma per chi abita lì esiste, e come se esiste. Anche qui quindi l'idea che è stata prima detta di vedere se si può creare all'interno un parcheggio, insomma, che in qualche modo sia una valvola di sfogo, per questa cosa qui mi sembra assolutamente opportuno e mi auguro, insomma, che si riesca. Da parte nostra come comitato sicuramente avrete, lo posso già annunciare tranquillamente, tutto l'appoggio possibile, perché questo anche dal nostro punto di vista ci permette di salvaguardare quello che è quella tranquillità degli abitanti, sono quelli che sono lì vicini. Per quanto riguarda gli oratori, ha ragione il signore, cioè la Comasina, la parrocchia San Bernardo, con la quale io sono componente anche del comitato pastorale, del consiglio pastorale, per cui sono, conosco abbastanza bene, no? Ha una sua squadra sportiva che è l'Osber, e attualmente c'è l'oratorio estivo e ci sono, pensate, 300 ragazzi, 300 fra bambini che gravitano all'interno dell'oratorio, la maggior parte di nazionalità provenienti da varie parti del mondo, ed è tutto organizzato molto bene, cioè efficiente, tutto quanto, per cui dire, c'è una struttura che funziona bene. Giustamente, però, per quanto riguarda l'aspetto sportivo, potrebbero esserci delle attività interessanti che l'Osber magari non fa perché non è nella sua tradizione, che potrebbero essere in effetti poi svolte in quella struttura lì, quindi diciamo entrare in un discorso, diciamo, anche perché non vorrei che si creassero delle, come dire, delle competizioni, no? Tanto parliamoci chiaro, cioè dire, si crea lì una struttura sportiva, esiste già un'altra struttura, magari si crea, e invece questo modo di fare è unire, stare insieme, cercare di lavorare tutti quanti uniti per il bene del quartiere e della zona, mi sembra un'ottima opportunità. È veramente un'opportunità grossa questa qui. Grazie. No, grazie a voi, grazie al dottor Contardi che è stato più anche qui di quello che era previsto, perché aveva un altro impegno. E quindi vedo di chiudere velocemente. Io credo la prima cosa è quella di capire le difficoltà iniziali da parte dei cittadini e del comitato di quartiere. Perché? Perché noi avevamo previsto una delibera che chiedeva altre cose, qualora fosse andato male il bando per le attività sportive. E quindi da questo punto di vista tutti eravamo preoccupati. Io pure, perché avendo i contatti con voi sentivo le vostre pressioni per capire cosa stava venendo avanti e come si andava a concludere quello spazio rispetto alla cosa. Io mi sono ricreduto appena ho avuto la possibilità di incontrare il dottor Contardi e mi ha presentato il progetto. Mi sono ricreduto perché solo l'apertura della piantina mi ha permesso di capire che c'era qualcosa che andava oltre e che avrebbe potuto coinvolgere il comitato di quartiere e le associazioni del quartiere e i cittadini del quartiere, compreso la parrocchia, in un lavoro positivo. E il fatto che loro siano il primo approccio l'abbiano avuto con la zona, venire a mettersi a confronto con il quartiere, avendo visto, anche se non conoscendo di persona perché ci si vive, ma avendo visto la tipologia di quel quartiere, il fatto che loro vogliono sempre più legarsi al quartiere, alla zona, poi allargarsi a quello che è il contorno, io credo che ci permetta di avere più fiducia nel progetto,
e che possa tranquillizzare tutti gli abitanti del quartiere, perché c'è proprio una diversità di sport e quindi anche di modo di aggregarsi, di stare insieme, soprattutto per i ragazzi. Allora io credo che, tolta quella paura e non avendo più quella delega, lo dico perché in assessorato tutte le volte io dicevo: se non va in porto il bando c'è la nostra delibera che deve essere attuata. Poi devo dire, per fortuna è arrivato questo progetto, e ci ho creduto a questo progetto e ci credo e lo ritengo positivo, non perché io abbia cambiato la mentalità, sono diventato imprenditore, ma perché il fatto che lo sport sia aperto a tutti e di qualsiasi età, di qualsiasi centro sociale, culturale che c'è, soprattutto in un quartiere come la Comasina, mi fa dire, e lo dico volentieri, che noi abbiamo una sfida davanti. E se noi, come mi auguro, a maggio loro dovessero lavorare in impianto, noi apriremo il primo impianto in zona 9, prima ancora dell'impianto dell'Eliseo, che doveva essere già all'inizio e abbondantemente avviato come percorso di riqualificazione dell'impianto, no? Quindi credo che diamo una bella risposta. È la prima delle tre sfide che abbiamo in zona: Comasina, Iseo e Propatria. Questi tre impianti, ognuno con la loro specificità e con il loro intervento, chi del privato, chi dell'università, chi del pubblico, chi il pubblico in Iseo riqualificato al meglio, ci permette di avere dal punto di vista sportivo una zona di eccellenza dal punto di vista dello sport, che poi va a concretizzarsi con tutte le altre realtà sportive, diciamo di impianti più piccoli, ma che danno lo stesso il peso alla nostra. Quindi da questo punto di vista credo che come zona ci stiamo giocando una bella partita. E ce la giochiamo tutti con il consiglio. È un gioco di parole? Eh? È un gioco di parole? No. Partita, sì. Poi magari faremo anche la partita del consiglio di zona. No, però voglio dire, questa è la io dico al comitato di quartiere: abbiate fiducia, questa vostra disponibilità a collaborare sarà ancora più forte per loro inserirsi nel quartiere che è così difficile. Questo io credo che sia importante. Se siamo tutti d'accordo sulle proposte, io appronto una bozza di delibera in attesa che poi ci arrivi una risposta. Posso dire una cosa? Questa sera. Fare un invito all'opposizione, diciamo, visto che mi sembra un fatto talmente positivo che, se siete d'accordo, logicamente, che per una volta fare passare all'unanimità in una maggioranza. Non so se dire proprio no, io mi amo sempre a maggioranza. Vediamo sempre a maggioranza. Io sono d'accordo al 100%. Io però auspicio che la Lega sia. Manca la Lega. Manca la Lega. Io sono d'accordo al 100%. Io credo che su questo progetto non ci siano molte cose. E l'UDC? Quindi io metterei a maggioranza se accetta le proposte. Poi io abbozzo una bozza di delibera in attesa che mi arrivino le risposte della bozza. Ecco, magari nell'ambito dei lavori per certificare tutte le realtà, magari collaborare veramente fortemente con il comitato Comasina, cioè nel senso aprire un tavolo insieme con il comitato, un tavolo di discussione per vedere un po'. Io direi anche un'altra cosa. Come funzionano come altre cose, potremmo anche pensare o con Renzo, stavo dicendo proprio anche nell'ottica di quello che diceva prima Gottardi, rispetto alla stretta collaborazione con il consiglio, non si capiva bene. Noi potremmo pensare che ogni tanto ci si incontra e si ragiona, cioè adesso io non so quale può essere la forma, no? Se inserire un consigliere di zona che insieme a voi collabora, oppure se periodicamente ci incontriamo e ci ragioniamo, cioè non lo so, proviamo una forma. Proviamo una forma in modo tale che questa roba che dicevi prima della collaborazione delle comunità, più noi e loro possono rafforzare anche dal punto di vista delle proposte e delle idee che possono entrare. Sì, va bene, io ringrazio il dottor Costa, dire però, io recupero
quello che ha detto prima lei, che secondo me invece è importante, se si riuscisse a avere l'unanimità, l'univocità della cosa, sarebbe bello proprio come segnale politico, secondo me. All'unanimità ci dobbiamo arrivare, ma la posizione sarà il consigliere Gelorenzo che provvederà a... Il nostro problema potrebbe arrivare sopra Ferrari. Va bene, grazie a tutti. Grazie a voi.